Ma buongiorno! Ci troviamo in località Val Canale. Tra le orobie non si sa, spersi, e andremo a sperderci ancora di più il team quasi al completo di Life in Travel e la di Giovanotti, la drag queen di Giovanotti, Go Zando Go, tutte le volte devo dirlo. Due mesi di quarantena, la muerte. Bivio, Nala, Fiatone. Buongiorno signora! Sulle mani! Salve! Buongiorno signora! Eccoci qua, ma che figata! Lassù lo Zando ci informa che c'è il rifugio Branchino. Questo incredibile sfondo raggiungiamo il rifugio Branchino, che figata, che è chiuso adesso, e noi ci si ferma per una bella pausa cibo. Volevo acquistare una bici nuova. Rifugio Laghi Gemelli, 2 ore. Sta in campana! La chama punta dei ombrelli, perché è tante volte che dei ombrelli. Attento a non fare movimenti, bravo. Ciao. Zando! Osti cani, sei tu quando inizi allora, zio fa! Ecco, lo sapevo! Col demonio! No!
Questa è la cima, il passo. Dopo ben 2133 metri, scalando tutto ciò. Tutto ciò. Ma che bellezza. Vada qui. Vada qua. Eccoci qua, e dopo aver scollinato adesso si scende un po' e poi saremo all'altezza dei Laghi Gemelli. Anche un nevaio fantastico, ma freschetto insomma. Siamo indecisi tra piantare la tenda qui dentro e un po' più in là, dove forse attaccato alla chiesetta c'è spazio. Questo è lo spot predefinito per la tenda. Ah, ma è già montata. Dice, questo liquore dal tutto piacevolmente amaro viene estratto da preziose erbe e piante aromatiche. E il mondo ti aspetta nella tenda, eh? È tutto un bibo bibo, tu non sai. Implacabile Cristo. Minchia!